Ciao amici e benvenuti! Amici, gli esami non finiscono mai, così dice un detto ed è proprio vero, la vita è tutto un esame, non si finisce mai di studiare e si è sempre sottoposti a continue verifiche. Di solito gli esami li fanno gli studenti, ma in Italia qualche settimana fa c'è stata una grossa, anzi una enorme eccezione, perché sono stati i laureati e quindi in parte anche gli insegnanti precari a sostenere un esame partecipando a un concorso di Stato, un concorsone l'ha chiamato qualcuno per le proporzioni enormi, bibliche di questo avvenimento. Innanzitutto perché in Italia i concorsi per la scuola si fanno troppo raramente. Pensate che gli ultimi concorsi li avevamo avuti nel 1990 e nel 1999-2000. Quindi tantissima gente aspettava questa possibilità. In questo concorsone si poteva vincere un posto fisso, quindi una cattedra, una immissione in ruolo. C'erano 11.500 posti a disposizione, si sono iscritti in 327.000, in oltre 300.000 hanno poi effettivamente partecipato a questa prova, questa preselezione che qualcuno ha chiamato un quizzone, un grosso quiz, perché effettivamente si trattava di vincere qualcosa di molto importante, un lavoro. E poi anche per le modalità di questo test di preselezione. Quindi tu ti presenti là e nella regione di tua appartenenza, con altre 100.000 persone, sicuramente troverai una marea di persone, e poi c'è un computer collegato a internet, si spera che funzioni, hai 50 minuti di tempo a tua disposizione e devi rispondere a 50 domande. Queste 50 domande sono suddivise in 4 categorie. Quindi comprensione del testo, cioè la conoscenza, se vogliamo, della lingua, della grammatica italiana in parte anche, logica in parte matematica direi io, perché tante domande erano su aritmetica, frazioni, eccetera, eccetera. E poi la conoscenza di una lingua straniera, in molti casi l'inglese, e qui penso, amici, per noi italiani sono dolori, perché we not speak English very well, in generale, con notevoli eccezioni, spero naturalmente. E poi l'ultima categoria era quella, la conoscenza dei computer, quindi dell'informatica. Anche qui domande non particolarmente difficili. Però attenzione, in questi 50 minuti tu devi totalizzare almeno 35 punti, cioè per ogni risposta corretta hai un punto, per ogni risposta domanda alla quale non hai risposto hai 0 punti e per ogni domanda alla quale hai risposto in modo sbagliato, in questa scelta multipla A, B, C o D, ti tolgono mezzo punto e quindi effettivamente anche con 40 domande, con 40 risposte esatte si rischiava di non superare la preselezione. In 88.000 hanno superato questa prima fase e accedono dunque alla seconda fase nella quale verranno testati con un esame orale, anzi prima un esame scritto, poi un esame orale e poi una finta lezione, nel senso che dovranno tenere una breve lezione davanti a una commissione esaminatrice. Queste erano quindi le modalità del concorsone e del quizzone. Vedremo dunque quante e quali critiche però questo concorso ha suscitato. Per capire questo dobbiamo parlare di come funziona la scuola italiana per quanto riguarda gli insegnanti in particolare.